Eccoci qui, consigli d'amore. Quante volte vi è capitato di dire al vostro lui o lei: non ti offendere, la mia è una critica costruttiva, lo dico per te, lo faccio per te. Ma in effetti, dietro questa critica costruttiva c'è sempre un alibi per poter riprendere la persona e magari dirgli quello che non va bene. E allusivamente, non alludiamo, lo faccio per te, ma in effetti, qual è l'obiettivo? Dare sempre la colpa, magari abbassare la stima di chi ci sta di fronte e fargli credere, insomma, sperando che poi quella persona dopo ci dia retta. Oppure, ad esempio, magari diciamo: ma mettiti quel vestito che ti ho regalato io, quello sì che ti sta bene. Perché bisogna imporre, se una persona vuole mettersi un vestito che magari gli piace perché gliel'abbiamo regalato noi, non pensate che se gli piace tanto quel vestito se lo mette. Se non se lo mette magari per non urtarci, non ce l'ha detto, e in effetti invece magari si vergogna, magari non gli piace il colore, e allora lasciamo perdere le cose e lasciamo fare a caso.